Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light, Blue Radio. La palla verso Johansson al limite dell'area, ribattuta da Cavalli, attenzione c'è la Mesta, la conclusione deviata, Nava non si fa sorprendere. Intanto Bignotti di testa riesce a spizzare verso Bertani, che però è affrontato da due uomini, ancora Bignotti in pressing, si libera di un uomo, limite dell'area, il tocco laterale verso Mureno che deve rincorrere la sfera, poi pensa al cross, va, Bignotti non ci arriva, è dietro di lui Murati in angolo. Palla dentro, stacca il numero 5 Ghidini, ma c'è Cavalli, la conclusione, la parata di Tognazzi, la palla che rimane lì, Merli Sala non riesce a servire i compagni, ma c'è ancora Lecco con Mureno, cerca di liberarsi, fa il cross sul secondo palo, Merli Sala, il cross in mezzo e mette la palla lontano Ferri, scaglione verso Cavalli. Cavalli si accentra, il tocco dentro per Bertani, buttato a terra alle spalle, spintone per Bertani che non ha avuto la chance di poter controllare il pallone per questo spintone subito dal difensore alle sue spalle. La battuta al centro, Luoni sul secondo palo, la palla dentro messa fuori da Redaelli. Merli Sala profondo, Bertani, il tocco per Bignotti, c'è cioè l'intercetto di Ferri, Bertani che davanti a Tognazzi non riesce a batterlo e c'è fallo adesso per i blucelesti. Però che occasione per Bertani, solo davanti a Tognazzi dopo il rimpallo di Bignotti. Comunque fallo per i blucelesti, battuto subito verso Bignotti a sinistra che attacca Redaelli, Bignotti lo salta, Bignotti linea di fondo, il cross dentro, Bertani non arriva, Cavalli limite dell'area, mette giù il pallone, Cavalli la conclusione al centro, facile per Tognazzi. Verso Redaelli qui sulla destra, Murati che adesso agisce sulla fascia, sull'out di destra. Attenzione all'affondo di Redaelli, il rimpallo favorevole a Johansson, c'è poi l'intervento a colpo morto di Moleri e poi c'è un fallo da rigore su Granillo. Rigore su Granillo, incredibile. Si avvicina Zanola, viene data la simulazione a Granillo che era già ammonito. Già ammonito Granillo e dunque rosso. Il signor Peloso ha fatto giustizia. Palla in area piccola, viene messa fuori da Bertani, c'è però Pellizzari, la conclusione facile per Nava, o meno Nava bravo a non farsi sorprendere, che ha un po' di spazio, Malvestiti può andare al cross basso verso Castagna, che la palla che filtra dalla parte opposta, era Bertani, adesso c'è Castagna che però è sul fondo, cerca di entrare in area, Castagna la battuta fuori a lato di Castagna, ribattuta dove c'è Moleri, vediamo, Moleri prova la nuova battuta, attenzione però perché viene rilanciata l'azione del Caravaggio, Moleri insegue Mangili, riesce a contenerlo, palla al centro per Murati, Murati si presenta davanti a Nava che para, grande intervento di Nava, ancora Caravaggio con Redaelli che spedisce palla fuori. Music. News. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light, Blue Radio.